Buongiorno, sono la dottoressa Monica Terribili, neuropsichiatra infantile. Lavoro presso il Policlinico Tor Vergata, la clinica Sant'Alessandro, neuropsichiatria infantile, e mi occupo soprattutto di bambini che hanno disturbi comportamentali, quali disturbi generalizzati dello sviluppo, disturbi di apprendimento, e collaboro da anni con la scuola IAD. Oggi vedremo un pochino insieme due master a me cari, proprio perché si occupano di due problematiche che riguardano la neuropsichiatria infantile e, come vedremo, è fondamentale proprio per affrontare queste due problematiche una collaborazione tra le diverse figure per permettere uno sviluppo e un miglioramento della loro sintomatologia. I master che presenterò sono punto 1 del disturbo dello spettro autistico, valutazione, diagnosi, abilitazione, integrazione, e disturbi specifici dell'apprendimento e scambi educativi. Sono dei master in modalità teledidattica con attività in presenza e dei seminari di approfondimento, supervisione e anche discussioni di casi, che renderanno ovviamente il master più interessante, proprio permetterà anche la partecipazione attiva di chi appunto partecipa a questo master. Prima di introdurre il master è importante un pochino alcune precisazioni introduttive. Cosa intendiamo per disturbo autistico? Noi intendiamo appunto una patologia che interessa tre branche principali, quali appunto l'interazione sociale, bambini che hanno una difficoltà nel contatto con gli altri bambini, una difficoltà nella comunicazione, sia verbale che non verbale, una ristrettezza di interessi e delle attività stereotipate. È un disturbo che compare nei primi 3 anni di vita e che ovviamente si instaura nel periodo importante e fondamentale dello sviluppo del sistema nervoso centrale. L'autismo negli anni ha avuto un grande interesse, si parte dalla definizione dell'autismo in cui si credeva che il disturbo era dovuto ad una alterazione del rapporto appunto madre-figlio. Questa definizione invece è stata invece più modificata e ovviamente si è interessato alle diverse classificazioni con appunto nome di autismo e schizofrenia infantile, fino al DSM-3, autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo, fino ad arrivare al DSM-5, in cui il disturbo dell'autismo verrà considerato come disturbo dello spettro autistico. Perché appunto la classificazione che andremo a vedere nel DSM-5 prenderà appunto come disturbo dello spettro autistico? Perché si è visto che l'autismo è un grande spettro di sintomatologia, di disturbi, e quindi non ci sarà più una distinzione tra un disturbo generalizzato, un disturbo Asperger e via dicendo. È importante considerare questa classificazione diversa e questa nosologia diversa rispetto a quella che c'è stata negli anni passati, perché questo rende sempre più possibile un intervento precoce, un intervento specifico per i pazienti che vengono seguiti e sempre più diciamo informato. La valutazione specifica del disturbo ci permette quindi di mirare sia delle aree di debolezza del disturbo, ma anche, come sappiamo, in molti bambini che hanno un disturbo autistico, anche delle isole di abilità. Molti bambini hanno delle abilità, ad esempio, di disegnare molto bene. Quindi una nuova classificazione ci permetterà anche di prendere degli spunti diversi. Per questo il master è stato introdotto un nuovo titolo, non più disturbi pervasivi dello sviluppo o disturbo autistico, ma disturbi dello spettro autistico, e questa nuova definizione ci permetterà anche di avere nuove chiarificazioni proprio per modificare quello che è l'intervento. Per quanto riguarda il master dei disturbi specifici dell'apprendimento, anche il disturbo specifico dell'apprendimento è un disturbo che riguarda l'apprendimento della letto, scrittura e calcolo in bambini che non hanno un deficit sensoriale, un deficit neurologico o altro deficit organico. I bambini sanno leggere, scrivere e fare calcolo, ma lo fanno in maniera non automatica, quindi non è un'abilità.
i disturbi di apprendimento sono da classificare in maniera distinta rispetto ai disturbi secondari, che sono conseguenti invece a delle alterazioni, quali difficoltà neurologiche e disturbi sensoriali e via dicendo. I disturbi sono, appunto, come abbiamo visto, classificati nelle diverse aree di lettura, scrittura e calcolo, e anche per il disturbo di apprendimento l'interesse in Italia è un interesse che non si è avuto da tantissimi anni, anche a livello legislativo. Se consideriamo, solo nel 1999 si è cominciato a promuovere diciamo quelle che sono le potenzialità dei bambini che hanno queste difficoltà, ma solo nel 2010 si è arrivata a un riconoscimento del diritto degli studenti con disturbi di apprendimento a utilizzare le misure dispensative e gli strumenti compensativi. I decreti legge che vengono fatti proprio per questi bambini con disturbo di apprendimento ci ha permesso una sensibilizzazione maggiore di questo disturbo e ci ha permesso anche di fare un'identificazione precoce dei disturbi di apprendimento, quindi di seguire un po' quelli che sono i disturbi di linguaggio, perché questi appunto vengano, non si modifichino in disturbi di apprendimento. Quindi il disturbo di apprendimento, come il disturbo dello spettro autistico, sono dei disturbi che hanno una incidenza veramente elevata. Si pensi, nei disturbi di apprendimento colpiscono 1500 persone in Italia, e quindi questo ovviamente mostra un interesse proprio per tutte le categorie. I disturbi di apprendimento e l'autismo sono disturbi che riguardano i bambini, in particolar modo i disturbi dell'autismo è un disturbo che origina nei primi 3 anni di vita, e il disturbo di apprendimento è un disturbo che riguarda i bambini nell'età scolare. Sempre più oggi veniamo in contatto con bambini che presentano sintomi autistici anche in età precoce. Nell'attività clinica ormai diventa veramente frequente incontrare bambini e diagnosticare i sintomi dell'autismo anche nei primi 20 mesi di vita, e anche bambini che hanno disturbi di linguaggio seguirli proprio per evitare che queste difficoltà si complichino in disturbo di apprendimento. Sono disturbi importanti, e ovviamente oggi le conoscenze ci permettono di seguirli, ma anche di effettuare un intervento precoce e anche un trattamento precoce, sia all'interno ovviamente della terapia, ma anche un intervento educativo. Sono dei disturbi che ovviamente alterano quello che è il processo di autonomia. Il nostro obiettivo è quello di portare questi bambini ad una massima autonomia possibile. È per questo che tutte le figure che ruotano intorno ai bambini, quali l'insegnante, lo psicologo, l'educatore, il medico, ma anche il terapista, deve essere interessato appunto a questo disturbo, proprio perché ognuno può avere degli strumenti per permettere lo sviluppo e la crescita di questi bambini. Dopo aver presentato un pochino questi disturbi, che ovviamente hanno un grandissimo interesse, sempre perché c'è sempre più la possibilità di conoscere di cosa parliamo, e quindi anche le diverse linee guida della Società Italiana della Neuropsichiatria Infantile, nonché la Consensus Conference, ci danno delle linee guida, dei punti chiave, ci permette quindi di studiare, di approfondire meglio questi disturbi appunto nei diversi aspetti. Proprio per questo la Scuola IAD ha avuto la necessità di mettere e di approfondire queste tematiche nei 2 master, uno che riguarda lo spettro autistico, ma l'altro il disturbo specifico dell'apprendimento. Prevede appunto questo master lezioni in modalità teledidattica, nonché attività in presenza. Sono previste anche delle prove intermedie a distanza per la verifica del profitto, e il loro svolgimento è finalizzato al conseguimento della missione didattica, poi all'esame finale. La finalità dei 2 master è fornire una qualifica di alto valore professionale particolarmente utile per professionisti impegnati o che intendono impegnarsi in ambito sociosanitario o nel mondo della scuola. Gli obiettivi sono quelli di curare la preparazione di laureati in discipline cliniche socio-educative nel settore specifico, anche per favorire una cultura di integrazione delle risorse. Questo è un aspetto fondamentale, perché oggi che abbiamo a disposizione tanti strumenti valutativi,
tante tecniche per poter aiutare questi bambini, è fondamentale creare una sinergia tra le diverse figure professionali che ruotano intorno al bambino, proprio per permettere al bambino di svilupparsi nella maniera più adeguata possibile. Il disturbo dello spettro autistico, valutazione, diagnosi, abilitazione e integrazione, è un master di primo livello. Il coordinatore è il professor Paolo Curatolo, che è il direttore appunto dell'unità di neuropsichiatria infantile, il tutor, la sottoscritta. Gli autori che partecipano al master sono dei docenti esperti con esperienza operativa pluriennale sia dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista di insegnamento e si interessano appunto da anni di questo tipo di problematiche. I temi che vengono trattati sono diversi, da soprattutto la caratteristica del disturbo dello spettro autistico, cercando un pochino di rilevare le differenze appunto del termine autismo che c'è stato nella storia, no? Proprio perché questo ci ha permesso a una definizione diversa, una nosologia diversa dello spettro autistico e ci permette questo di fare anche degli interventi mirati e specifici. Vedremo inoltre quali sono gli apporti della ricerca scientifica che ci permette di capire un pochino l'eziopatogenesi di questo disturbo e quindi sono anche degli elementi importanti e fondamentali proprio per un intervento specifico. Altri aspetti sono appunto gli strumenti diagnostici che vengono utilizzati, ma anche la riabilitazione sia dal punto di vista educativo e terapeutico, ma anche farmacologico e soprattutto una problematica che stiamo affrontando proprio perché molti dei nostri bambini con autismo diventeranno adulti e quindi è fondamentale capire le caratteristiche dei bambini che saranno poi il domani. E quindi anche poi sottolineare un pochino quella che è l'integrazione sociale e scolastica, nonché i comportamenti problematici. Il Master dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Scambio Educativo è il coordinatore, il professor Aurelio Simone, direttore appunto della scuola IAD, e il tutor, la dottoressa Loredana Pedata. Anche qui gli autori sono dei docenti esperti, che appunto seguono sia dal punto di vista dell'insegnamento, ma anche direttamente bambini con disturbo specifico di apprendimento. Anche qui, prima di inserire un pochino il disturbo specifico di apprendimento, è fondamentale capire lo sviluppo del bambino e anche le caratteristiche che hanno i diversi bambini nello sviluppo delle diverse competenze, da quella che è il linguaggio, da quella che è l'intelligenza, la percezione, che permette ovviamente un'acquisizione e un buon apprendimento. È fondamentale quindi conoscere il bambino e capire conoscere il bambino proprio nello sviluppo, quindi la sua psicologia e le sue caratteristiche. Nonché quindi è fondamentale la definizione dei disturbi specifici di apprendimento, quali sono gli strumenti diagnostici, che ovviamente cambieranno anche qui. Ovviamente, come per l'autismo, il DSM-5 ci permetterà di rivoluzionare un pochino dei criteri diagnostici che sono stati importanti fino ad oggi. Uno dei temi nuovi che si sta assistendo proprio per l'immigrazione, per la presenza di molte culture, è il bilinguismo. Quindi anche in questo senso la definizione dei bambini con disturbo di apprendimento e bilinguismo deve essere un pochino rimodificata, proprio anche per un trattamento fondamentale. Gli aspetti importanti anche che devono essere sottolineati sono il supporto psicologico dei bambini che hanno queste difficoltà, nonché il lavoro con le famiglie, che diventa fondamentale proprio per la conoscenza del disturbo, nonché l'aiuto del bambino che ha queste difficoltà. Uno degli aspetti fondamentali è approfondire cosa vuol dire legge 170 e soprattutto le misure compensative e dispensative che diventano fondamentali proprio per una giusta integrazione del bambino e permettere appunto un'acquisizione delle tematiche presentate all'interno della scuola. Vi auguro buon lavoro, sicuri che l'aspetto fondamentale per interessarsi di questi disturbi è appunto una sinergia tra le diverse, figure per permettere uno sviluppo e una crescita del bambino in maniera più adeguata possibile.
Buongiorno a tutti. Oggi cominceremo a trattare un argomento abbastanza complicato, complesso, che sicuramente richiederebbe molto tempo, e cioè il trattamento farmacologico nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico. Io sono Maria Cristina Porfirio, sono una neuropsichiatra infantile e lavoro presso l'unità operativa di neuropsichiatria infantile del Policlinico di Tor Vergata. Cercherò, poiché si tratta di un master di primo livello, di darvi alcune indicazioni generali rispetto al perché i trattamenti psicofarmacologici possono essere utili e validi per integrare gli interventi nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico. Ecco una breve schematizzazione di quelli che sono i punti che cercheremo un pochino di trattare in questa ora di relazione. Allora, il primo punto che è piuttosto importante è la questione di quali sono gli obiettivi, i target principali quando un neuropsichiatra infantile o uno psichiatra decide di supportare un bambino con disturbo dello spettro autistico anche con una terapia farmacologica. Vedremo quando si utilizzano dei farmaci, cioè verso che cosa i farmaci vengono utilizzati, quindi quali sono le condizioni che sono di interesse chiaramente psicopatologico che si associano ai disturbi dello spettro autistico e in che modo possiamo essere in grado di valutare la necessità di un intervento farmacologico, quindi quali strumenti possiamo utilizzare e daremo una breve occhiata alle principali classi di psicofarmaci, quindi di sostanze psicoattive che possono essere utilizzate, quindi questo in linea generale. Il punto primo, quindi perché somministrare, quali sono gli obiettivi della somministrazione di psicofarmaci? Allora, innanzitutto per introdurre l'argomento, qui siamo in un ambito estremamente delicato. Sappiamo molto bene per chi si occupa di salute mentale dell'età evolutiva che la somministrazione di farmaci quando si parla di minori è un atto di grande responsabilità per uno psichiatra. Perché? Perché è una situazione estremamente più complessa di quanto non accada nell'età adulta. È molto più difficile la formulazione di un contratto terapeutico che è volto sia a una relazione con il minore che con la sua famiglia. In questo caso l'elemento si complica ulteriormente perché noi spesso abbiamo a che fare con bambini e con adolescenti che presentano delle disabilità multiple. In questo caso, nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico, le disabilità riguardano primariamente i domini delle aree socio-comunicative. Quindi parliamo spesso di persone, di bambini che non presentano la possibilità di comunicare verbalmente. Quindi la formulazione di questo contratto e la possibilità di una relazione terapeutica diventa estremamente più complessa. E quindi si aprono diversi scenari, cioè come è possibile ottenere dei dati significativi quando io devo gestire una terapia farmacologica con una sostanza psicoattiva, dati significativi per capire quanto la terapia è efficace, quanto il bambino mi tollera una terapia. Questo è un cappello introduttivo per affrontare il discorso di quali sono gli obiettivi, però è indispensabile comprendere alcuni aspetti in maniera, diciamo, antecedente. Sappiamo, abbiamo dei dati ormai noti che in Europa, nella comunità europea, oltre la metà delle prescrizioni farmacologiche utilizzate nei minori non sono sperimentate in questa fascia d'età e quindi noi diciamo in ambito clinico che l'utilizzo in questo caso dei farmaci è un utilizzo off-label, quindi al di fuori della prescrizione. In realtà questa è una situazione che riguarda
tutti gli ambiti della medicina. Quindi, al contrario di quanto si è portati a ritenere, non è solo la psichiatria e la psichiatria dell'età evolutiva, del neurosviluppo, che utilizza, diciamo, i trattamenti off-label. Tutti gli ambiti della medicina sono coinvolti da questo, da questa modalità di somministrazione. Questo accade perché spesso le industrie farmaceutiche hanno difficoltà a proporre degli studi che riguardino l'età pediatrica, quindi sono studi complessi per metodologia, hanno necessità di follow-up molto più lunghi per valutare ovviamente gli effetti sullo sviluppo, in questo caso, nel nostro caso, sul neurosviluppo. Negli Stati Uniti, proprio per tale motivo, è stata da anni, esiste da anni, la pediatric rule, cioè il prolungamento di 6 mesi dell'esclusiva di brevetto se vengono effettuati degli studi in età evolutiva, quando un farmaco viene introdotto sul mercato per dei disturbi o delle patologie che sono presenti anche in età pediatrica. Questa normativa è stata poi successivamente estesa dall'EMEA. L'EMEA è la Società Europea del Farmaco, è il corrispettivo dell'FDA, cioè della Food and Drug Administration americana, anche nei paesi europei. E proprio diciamo, in questa nota introduttiva noi abbiamo dei dati anche abbastanza recenti, vedete lavori che risalgono ad alcuni anni fa, in cui dati su popolazioni molto molto ampie di bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, quindi parliamo di oltre 60.000 bambini, più della metà di questi bambini utilizzava almeno una prescrizione psicofarmacologica di farmaci, quindi attivi sul sistema nervoso centrale, e in una certa percentuale erano presenti più prescrizioni insieme, quindi politerapie, e addirittura nelle fasce d'età molto precoci, quindi parliamo di bambini anche al di sotto dei 6 anni. Quindi insomma parliamo di un argomento estremamente complicato da affrontare, quindi spero di potervi chiarire alcuni punti per introdurre un po' l'aspetto della complessità quando parliamo di trattamenti psicofarmacologici. Ricordatevi quindi che da un terzo alla metà dei bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico potranno ricevere almeno un farmaco psicoattivo per un periodo di 1 anno, quindi un periodo piuttosto lungo. Il primo punto, quindi, avevamo detto gli obiettivi della terapia. Primariamente noi sappiamo che la cosa importante per decidere se intervenire anche con dei farmaci è l'aspetto dei trattamenti, della multimodalità dei trattamenti, cioè non esistono trattamenti buoni o trattamenti cattivi, è necessario sempre pensare agli interventi che siano integrati, quindi interventi educativi, interventi riabilitativi, interventi di tipo psicosociale e anche farmacologico quando questo è necessario. Negli Stati Uniti ormai è una regola, no? Sappiamo, e sta entrando anche da noi, questa modalità di pensare al bambino e all'adolescente in una maniera il più possibile individualizzata. Non esistono trattamenti che vadano bene per tutti i pazienti affetti da quel tipo di disturbo, quindi in questo caso dal disturbo dello spettro autistico. Bisogna pensare a trattamenti individualizzati, individualizzati alle singole esigenze del bambino, al momento dello sviluppo, al contesto di vita del bambino, che può essere molto differente. Quindi un processo che viene definito di tailoring, cioè individualizzazione, cucire addosso il trattamento. Inoltre bisogna sempre pensare che, poiché l'autismo, l'avete già ascoltato, è un disturbo estremamente eterogeneo, potremmo dire che è in molti
molti casi i sintomi nucleari sono intensi. E l'intensità di questi sintomi può ridurre l'efficacia o prolungare a dismisura alcuni altri interventi di tipo riabilitativo e psicoeducativo. In questo caso, quindi, il supporto di una terapia farmacologica, soprattutto in alcune finestre temporali di sviluppo, è in grado di assicurarci un trattamento più efficace anche negli altri ambiti. Però non bisogna cadere nell'idea un po' semplicistica che l'uso di psicofarmaci, poiché è in grado di migliorare quindi dei sintomi, possa curare i sintomi core, cioè i sintomi nucleari dell'autismo, dei disturbi dello spettro autistico. Questo non accade, così come non accade, almeno fino ad oggi, non abbiamo dati che ci diano indicazioni sul fatto che un trattamento farmacologico è in grado di modificare l'outcome, cioè la prognosi e il decorso dei disturbi dello spettro autistico. Sappiamo che si tratta, di condizioni che hanno comunque la tendenza a persistere, ad avere un andamento cronico. Quindi gli psicofarmaci non si usano per curare, per guarire dall'autismo, per trattare i sintomi nucleari dell'autismo, ma possono essere utilizzati efficacemente e con successo per trattare quelle condizioni associate, comportamentali e di interesse psicopatologico. In realtà esisteva un pregiudizio fino a alcuni anni fa, forse parliamo fino al decennio scorso, per cui qualsiasi tipo di situazione problematica sul piano comportamentale che si associava a un disturbo dello spettro autistico fosse direttamente secondaria al nucleo autistico, quindi alla triade nucleare dell'autismo, cioè ai disordini comunicativi, sociali e del repertorio di interessi. Non veniva considerato nel contesto dei disturbi dello spettro autistico il concetto di comorbidità, che invece nella psicopatologia dello sviluppo è un concetto estremamente utile, per quanto a volte un po' artificioso e criticato da alcuni, è un concetto utile perché indirizza il clinico proprio verso quel processo di individualizzazione, quindi di ottimizzazione di un trattamento. Per cui si riteneva, poiché si pensava che l'autismo fosse la causa, quindi i sintomi core dell'autismo fossero la causa di tutti gli altri disturbi presenti, l'autismo operava un fenomeno di mascheramento diagnostico. Noi abbiamo definito questo aspetto come diagnostic overshadowing, quindi tutte le altre condizioni associate erano mascherate dalla gravità dei disturbi di spettro autistico e ciò non consentiva di fare una diagnosi di comorbidità. Ma noi sappiamo altresì che poiché si tratta di disordini che hanno una elevatissima valenza genetica e quindi neurobiologica, quindi disordini del neurosviluppo e quindi anche dell'organizzazione cerebrale, dell'organizzazione anche da un punto di vista neurochimico, la comorbidità psichiatrica è frequente e purtroppo è uno degli elementi che condiziona l'espressività, cioè il fenotipo, il modo in cui un disturbo dello spettro autistico compare clinicamente. Quindi la gravità, l'espressività del disturbo, la prognosi, certamente, e anche la risposta ai trattamenti. La comorbidità di tipo psichiatrico, quindi i disturbi associati, non sono eccezioni. Dobbiamo pensare che nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico si tratta di condizioni estremamente frequenti. E in questo caso, perché è importante definire una comorbidità psichiatrica? Perché quando io decido, di valutare un bambino in maniera individualizzata, conoscere anche, la presenza di una comorbidità mi consente di indirizzare, per esempio, meglio, un trattamento farmacologico. Quindi i target del trattamento farmacologico primariamente sono proprio questi. Ricordate, quindi non i sintomi core dell'autismo, ma spesso le condizioni associate, che sono di interesse psicopatologico.
Quali erano e quali sono gli aspetti comportamentali che vi dicevo un tempo, no? Si riteneva sempre fossero secondari direttamente all'autismo, per cui qualsiasi tipo di situazione comportamentale il bambino presentasse si attribuiva alla condizione di base, al disturbo dello spettro autistico. Allora, senz'altro li riconoscerete tutti, quindi le problematiche esternalizzanti, il comportamento aggressivo, sia eterodiretto che in termini di autodirezionalità, quindi il comportamento autolesivo, le forme di agitazione acuta, le manifestazioni legate alle problematiche estremamente frequenti di ipercinesia motoria, quindi di irrequietezza, di iperattività e di deficit di attenzione. La ripetitività, i comportamenti ripetitivi, la persistenza e la tendenza a una sintomatologia che potremmo definire di tipo negativo, soprattutto in alcuni bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico, esiste questa caratteristica della tendenza al ritiro sociale, all'isolamento. Quindi, siamo partiti considerando gli obiettivi. Quali sono gli obiettivi? Abbiamo visto gli obiettivi non essere primariamente i sintomi core dell'autismo, ma le condizioni associate, in termini di disturbi genericamente definiti come disturbi del comportamento. In realtà si tratta di condizioni che, se noi clinici vogliamo, utilizzando anche degli strumenti appropriati, siamo in grado di definire anche sul piano nosografico, cioè di inquadramento clinico, di inquadramento diagnostico, quindi non solo come sintomi comportamentali, ma sintomi comportamentali facenti parte di condizioni cliniche. Questo è un concetto non recente, è un concetto ormai storico. Vedete come già Christopher Gilberg, che è un collega, uno psichiatra che si è occupato ormai da più di un ventennio, credo, di disturbi dello spettro autistico, già nel 98 proponeva come autismo e condizioni correlate, in questo caso sindrome di Asperger, avessero una grande sovrapposizione con altre condizioni di interesse psichiatrico nella psichiatria dell'età evolutiva, cioè con i disturbi da tic e la sindrome di Tourette, con i disturbi dello spettro ossessivo compulsivo, con i disturbi del comportamento alimentare e con delle condizioni legate al deficit attentivo e della coordinazione motoria, chiaramente in alcuni casi anche con il ritardo mentale. Quindi concetto storico, non concetto recente, forse poco considerato dai clinici, se pensiamo che quel lavoro è un lavoro del 98, fino agli ultimi anni. Negli ultimi anni c'è stato un grande interesse della comunità scientifica internazionale verso un inquadramento più definito di quei disordini che si presentano associati all'autismo e che sono per noi essenziali da riconoscere perché abbiamo detto poter essere i disturbi che meritano per esempio un trattamento farmacologico. Questo è un lavoro di alcuni anni fa pubblicato su una rivista di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza americana molto prestigiosa in cui sono stati studiati un gruppo di più di 100 bambini affetti da disordini dello spettro autistico con un buon livello cognitivo e a questi bambini per l'inquadramento psicopatologico, che non è semplice, abbiamo detto, soprattutto quando consideriamo bambini che hanno disordini socio-comunicativi, è stata proposta ai genitori di questi bambini un'intervista adattata, che è la CAPA, quindi un assessment psichiatrico adattato all'età scolare, si trattava di bambini in età scolare, per l'inquadramento di disturbi di interesse psichiatrico in accordo con il DSM-IV, cioè con il manuale della Società Americana di Psichiatria. Ed è stato visto che in realtà
I disturbi di interesse psichiatrico sono frequentissimi. Andiamo a vedere, inoltre la metà di questi bambini erano presenti disturbi di tipo psicopatologico. Il disturbo più frequente è rappresentato, la condizione più frequente è rappresentata senz'altro dai disturbi d'ansia, che sono superiori al 40%. E al secondo posto la presenza con circa il 30%, lo vedrete sottolineato in rosso, la presenza di ADHD, cioè disturbo da deficit d'attenzione con iperattività. Quindi questo è un dato importantissimo, per cui i target, quando decidiamo di trattare anche farmacologicamente un bambino affetto da autismo, sono proprio questi. Quindi io clinico non penso di migliorare o di guarire quel bambino dall'autismo ed è giusto che questo io lo comunichi, ma ho la possibilità, ho uno strumento in più che mi permette, se lo faccio entro alcune fasce temporali mi permette di gestire al meglio gli interventi. E di nuovo richiamiamo quindi la grande presenza di altre condizioni. Vedete, anche qui si tratta di lavori, un collega americano che ha pubblicato lo stesso ormai una quindicina d'anni fa, questo lavoro molto importante, in cui i disturbi di spettro autistico si vede come condividano con altre condizioni psicopatologiche il terreno clinico, diciamo, l'aspetto della clinica. Chiaramente dietro a questa componente clinica, quindi all'espressività, al fenotipo clinico, io so che per ciascuna di queste aree di comorbidità psichiatrica sono presenti dei neurotrasmettitori, cioè quelle sostanze che a livello cerebrale modulano le informazioni, la modalità con cui il sistema nervoso è in grado di passare delle informazioni. Quindi i principali neurotrasmettitori coinvolti e condivisi con gli altri disturbi di interesse psichiatrico nei disturbi di spettro autistico sono senz'altro la dopamina, la serotonina, più recentemente il ruolo dell'ossitocina è stato di grande rilevanza. Quindi teniamo a mente che noi trattiamo la clinica, dietro a questa clinica esiste una neurochimica del cervello che presenta, esistono moltissimi studi che danno indicazioni su come nei soggetti con disturbi dello spettro autistico esistano alterazioni in termini quantitativi dell'equilibrio, potremmo dire, di queste sostanze, sia a livello centrale, quindi della dopamina, della serotonina, dello ossitocina, sia a livello di misurazioni periferiche. Quindi abbiamo cercato un pochino di inquadrare, quindi dal disturbo generico comportamentale associato che inizialmente si pensava secondario all'autismo, abbiamo visto che abbiamo la possibilità di inquadrare in maniera più dettagliata questi disturbi comportamentali all'interno di condizioni più definite, quindi disturbi nosograficamente con una loro validità. Prima di vedere, così di fare un pochino una breve carrellata su quelli che sono i trattamenti psicofarmacologici più utilizzati, volevo ricordarvi che rispetto all'uso di strumenti diagnostici, questo è fondamentale, cioè per inquadrare una comorbidità psichiatrica, un disturbo comportamentale in un bambino con disturbo dello spettro autistico, vi ricordate, abbiamo detto, era stata utilizzata in quel lavoro un'intervista specifica che permetteva un assessment chiaro delle condizioni psichiatriche associate, quindi bisogna utilizzare degli strumenti
che siano adatti e che siano stati adattati molte volte al tipo di popolazione che io ho di fronte. Quindi non tutti gli strumenti diagnostici mi consentono di riconoscere un disturbo in un bambino che presenta delle caratteristiche differenti, cioè se io vado a pensare a una comorbidità psichiatrica in un bambino con disturbo dello spettro autistico, per esempio, non so, la comorbidità psichiatrica con un disturbo d'ansia, che abbiamo detto essere la categoria più frequente, io devo immaginare che spesso questo bambino non è in grado di esprimere verbalmente il contenuto ansioso e quindi devo andare a ricercare delle tracce delle manifestazioni ansiose sul piano di comportamenti atipici. Quindi l'irrequietezza, le difficoltà di concentrazione, facendo una raccolta anamnestica e utilizzando degli strumenti più sofisticati, sono in grado di orientarmi rispetto a un inquadramento nosografico di una comorbidità psichiatrica. Quindi abbiamo visto che dietro ai disturbi clinici sono presenti i neurotrasmettitori e quindi necessariamente le sostanze psicoattive che sono utilizzate, che sono state utilizzate, ne vedremo solo alcune, ma per avere un po' un'idea molto generale di quali sono gli strumenti farmacologici a nostra disposizione. Quindi le sostanze utilizzate devono essere sostanze attive su quei neurotrasmettitori, quindi farmaci attivi per esempio sulla dopamina e sulla serotonina e anche, diciamo, sulla noradrenalina. Quindi in questo caso inizialmente erano farmaci un pochino più complessi da utilizzare, cioè i neurolettici che provocando un blocco totale della trasmissione dopaminergica davano anche una serie di effetti collaterali, anche importanti, soprattutto perché consideriamo che spesso appunto somministriamo questi farmaci a bambini. Una classe un pochino più nuova di farmaci che agiscono lo stesso sul neurotrasmettitore dopamina, che sono gli antipsicotici atipici e che bloccano in maniera più selettiva alcuni recettori che poi hanno una funzione di modulare la trasmissione dopaminergica, e li vedremo tra un attimo più nel dettaglio. I farmaci che sono attivi e che modulano la trasmissione della serotonina, che sono molto importanti per modulare quindi le manifestazioni legate per esempio all'ansia, ai problemi di umore. E anche questi farmaci, quindi attivi sulla serotonina, inizialmente erano farmaci più complicati da utilizzare, perché che colpivano in maniera meno selettiva molti bersagli e quindi erano, come dire, più gravati dalla presenza di effetti collaterali, e successivamente sono stati un po' rimpiazzati da farmaci che selettivamente agiscono sulla serotonina. Altre classi di farmaci che possono essere utilizzate sono senz'altro gli stabilizzatori dell'umore, perché abbiamo detto, avete visto, che poiché i disturbi d'ansia e i disturbi quindi della sfera ansiosa, quindi i disturbi della sfera emotiva, sono frequentemente associati, quindi gli stabilizzatori dell'umore in termini di farmaci antiepilettici, uno tra tutti per esempio l'acido valproico, possono essere efficaci. E abbiamo visto che il secondo disturbo associato ai disturbi dello spettro autistico è la ADHD, cioè il disturbo da deficit di attenzione con iperattività, con una presenza, abbiamo visto in quel caso, in quel lavoro molto dettagliato, di circa il 30%. Esistono dei dati che direbbero che la ADHD è presente anche con una prevalenza maggiore nelle popolazioni di bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Quindi il metilfenidato e gli stimolanti, ma anche la tamoxetina, e quindi farmaci non stimolanti utilizzati in clinica per il trattamento dell'ADHD, vedremo che possono essere efficaci
anche nel trattamento dell'ADHD associata ai disturbi dello spettro autistico. Altre sostanze che in seconda battuta possono essere considerate sono alcuni farmaci antipertensivi, per esempio l'inomino, clonidina e guanfacina, che hanno un'azione comunque sempre a livello del sistema nervoso centrale nel regolare la trasmissione noradrenergica, gli antagonisti degli oppiacei, che però sono stati, come dire, molto ridimensionati, l'utilizzo è stato molto ridimensionato, e alcuni farmaci come il buspirone e la mantidina che agiscono su altri sistemi. Per esempio la mantidina agisce sulla trasmissione, modula la trasmissione glutammatergica. Il glutammato è un neurotrasmettitore che ha una funzione eccitatoria, quindi la modulazione di questo neurotrasmettitore ha una ricaduta poi su altri sistemi, tra cui anche il sistema dopaminergico, modulandone l'attività. Uno dei primi studi proposti per il trattamento dei disturbi comportamentali, dei disordini comportamentali all'interno dei disturbi dello spettro autistico è stato senz'altro questo lavoro, che è stato pubblicato nel 2002 su una rivista prestigiosa di medicina interna, quindi non una rivista specializzata di psichiatria, che è il New England Journal of Medicine. In questo caso il farmaco qui è stata, diciamo, proposta una ricerca, un'unità di ricerca che è durata per un periodo piuttosto prolungato, che era il RUP, quindi un network per il trattamento dei disordini comportamentali sul piano psicofarmacologico dei disordini associati all'autismo. In questo caso il farmaco utilizzato è il risperidone. Il risperidone è un antipsicotico atipico, quindi abbiamo detto modula l'attività della dopamina. Avete visto come precedentemente abbiamo visto come la dopamina è un neurotrasmettitore che ha molte azioni da un punto di vista del sistema nervoso centrale, compreso il controllo, per esempio, dell'attività motoria, dell'aggressività, del comportamento dirompente, e quindi il trattamento con risperidone, che peraltro negli Stati Uniti, insieme all'aripiprazolo, è l'unico antipsicotico prescrivibile per i disturbi comportamentali associati all'autismo, è stato appunto uno dei farmaci più studiati. In questo caso si valutava la riduzione rispetto al placebo del comportamento della componente di irritabilità, e senz'altro c'era una significatività, soprattutto nei primi mesi di trattamento, una riduzione significativa dei soggetti trattati con risperidone rispetto ai soggetti trattati con placebo. Lo potete vedere nel riquadro a sinistra. E nel riquadro a destra noi vediamo quanto il risperidone, valutato con uno strumento che è la Clinical Global Impression, provocasse un miglioramento significativo, valutato chiaramente dai familiari, un miglioramento significativo rispetto al placebo, quindi un migliorato o molto migliorato nell'arco delle settimane di trattamento. Quindi il risperidone è un farmaco che presenta delle caratteristiche ottimali per il trattamento di alcuni disordini, come appunto l'aggressività e la disregolazione comportamentale, quindi gli aspetti anche di disregolazione su base emozionale. E da un buon, vedete qui sotto, effect size, quindi l'indice di efficacia, che quando si è vicino ad uno o addirittura superiore, in questo caso vuol dire che, secondo questo studio, l'indice di efficacia era molto buono. Questa piccola altra nomenclatura che vedete sotto, NNT, è il number needed to treat, cioè quanti soggetti devono essere trattati prima che il farmaco sia efficace, cioè prima che dia un'efficacia clinica. Più questo numero è basso, in questo caso 1,6, significa che
è stato, diciamo, efficacissimo. Quindi più questo numero è basso, più in quel caso il farmaco è stato efficace per trattare quei disturbi che volevamo che riducesse. E questo sempre il RUP ha proposto poi, diciamo, successivamente, alcuni anni dopo, valutando con un altro strumento, cioè ha valutato con una scala che si chiama la Yale Box, che serve per valutare la presenza di sintomi dello spettro ossessivo-compulsivo, quindi pensieri ossessivi, comportamenti ripetitivi. Quindi valutando la riduzione agli score di questa scala in bambini con disturbo dello spettro autistico trattati con risperidone, vedete in rosso, quindi una, come dire, efficacia soprattutto iniziale molto buona rispetto ai soggetti trattati con il placebo. Quindi, diciamo, nel lavoro, nell'ultimo lavoro che vi ho proposto, che è stato pubblicato nel 2005 su una rivista molto prestigiosa di psichiatria americana, l'American Journal of Psychiatry, è stato valutato, si è cercato di valutare nel gruppo di bambini trattati con risperidone rispetto al placebo anche, diciamo, il miglioramento delle competenze sociali, quindi per valutare se il trattamento con risperidone non solo potesse agire su delle manifestazioni, sui disturbi associati, sui disturbi di interesse psicopatologico associati, ma anche su alcune manifestazioni più nucleari, come le relazioni sociali e i comportamenti disadattivi, valutati in questo caso sempre, vedete, con strumenti specifici. Quindi con la Vineland Adaptive Scale per valutare il comportamento disadattivo e con la Ritvo Freeman Real Life Scale. Quindi vedete quanto sia importante quando io devo fare un inquadramento più puntuale, più preciso di un disturbo in comorbidità, non solo l'osservazione clinica, quindi non solo il dato empirico, ma la possibilità di utilizzare degli strumenti appropriati. E in sintesi, quello che era emerso è che era sembrato in questo lavoro che l'effetto del risperidone anche sulle competenze sociali, non è significativo come per quel che riguarda il trattamento delle condizioni associate in comorbidità, ma si avvicina alla significatività clinica a 6 mesi di trattamento. È significativa invece la riduzione delle condotte ripetitive e compulsive, e anche la riduzione dei comportamenti maladattivi, cioè come per esempio l'ADHD, il DOP, i problemi di condotta e l'autolesività. Esistono dei dati poi anche su altre sostanze psicoattive, sempre della classe degli antipsicotici atipici, quindi non solo risperidone, in questo caso un altro antipsicotico atipico, ma è solo per citarvelo, che è l'olanzapina, che di nuovo si mostra rispetto al placebo, nell'arco di alcune settimane riduce significativamente, valutando con la CGI Severity, riduce significativamente rispetto al placebo la presenza di sintomi comportamentali. In questo caso l'effetto collaterale è, però, come vedete nel riquadro a destra, è l'aumento di peso. Vedete che rispetto al placebo olanzapina tende ad aumentare molto più significativamente il peso corporeo. Questo è un problema, quindi quando noi andiamo a trattare con degli psicofarmaci, sappiamo che gli psicofarmaci sono attivi a livello del sistema nervoso centrale. Nel sistema nervoso centrale, oltre alla regolazione di una serie di aspetti del comportamento, esistono dei centri che regolano molti altri sistemi, molti altri ritmi circadiani, il controllo del comportamento alimentare, il controllo, del ciclo sonno-veglia. Quindi dobbiamo sempre immaginare che c'è la possibilità di avere effetti collaterali anche in questo senso, quindi utilizzare degli strumenti appropriati anche per il riconoscimento di questi effetti collaterali.
Vi dicevo che l'altro antipsicotico atipico che è stato dichiarato dall'FDA, cioè dalla Food and Drug Administration, come l'unico insieme al risperidone è l'aripiprazolo per il trattamento dei disturbi associati all'autismo. In questo caso è stato visto che anche qui, trattati un gruppo di bambini, circa un centinaio di bambini, con diversi dosaggi di aripiprazolo, si è visto che i responders, quindi che il tasso di efficacia, era buono perché avevamo un oltre il 50% di responders. Quindi in questo caso quel numeretto che abbiamo detto, cioè il number needed to treat, era di 2,6, un pochino più soggetti per avere una significatività clinica, un'efficacia clinica, però sempre buono. Anche in questo caso però le problematiche, ci sono stati eventi avversi in termini di problematiche di disturbi del movimento. Inizialmente si pensava che gli antipsicotici atipici avessero una ricaduta minore, poiché bloccavano solo alcuni recettori, della dopamina, una ricaduta minore sul blocco, dei recettori che controllano i movimenti, il movimento, quindi sul rallentamento, sulla produzione di effetti di tipo parkinsoniano. Purtroppo si è visto che in particolare risperidone e aripiprazolo, pur essendo gli unici riconosciuti per il trattamento dei disturbi comportamentali, si è visto che non sono scevri da provocare effetti collaterali che noi chiamiamo di tipo extrapiramidale, quindi rallentamento, tremori, parkinsonismi, discinesie. Quindi è molto importante per chi è un prescrittore di queste sostanze o per chi fa un monitoraggio, anche un pediatra di base, un medico fa un monitoraggio auxologico, per esempio, di un bambino che è trattato con antipsicotici atipici, tenere in considerazione questo tipo di problematica che non è irrilevante, purtroppo. E l'altro aspetto che va considerato, vi dicevo, quindi l'azione di queste sostanze a livello del sistema nervoso centrale modula anche alcuni centri, in particolare per esempio i centri che regolano l'appetito, quindi l'aumento di peso che è spesso significativo sia per bambini trattati con risperidone, ma come potete vedere qui, weight gain, 2 kg rispetto a 0,8 kg del placebo, è significativo. EPS quindi sono gli effetti extrapiramidali e AE sono gli eventi avversi tipo discinesie. Quindi abbiamo visto antipsicotici, ve ne ho nominati solo 3 della classe, come dire, dei più nuovi, cioè degli atipici. In realtà vi avrei potuto fare una carrellata anche dei lavori, moltissimi lavori precedenti, sull'utilizzo di quelli che abbiamo definito come neurolettici, cioè i primi antipsicotici, quelli che bloccavano tutti i recettori dopaminergici. Non credo, diciamo, che in questo momento sia indispensabile all'interno del nostro discorso, tenete conto però che gli antipsicotici atipici sono arrivati in un periodo successivo perché inizialmente molti dei bambini autistici con disturbi comportamentali venivano trattati con alloperidolo. Abbiamo detto grande frequenza di ADHD, avete visto in quel lavoro 28, più del 28%. Quindi gli stimolanti possono essere utilizzati, esistono moltissimi lavori che danno indicazioni su come l'utilizzo degli stimolanti possa dare beneficio anche in bambini con disordini dello spettro autistico. Sicuramente l'effect size è minore, cioè l'indice di efficacia quando io ho un bambino che ha un ADHD associato all'autismo è minore, quindi il tasso di risposta è minore. Se è circa dell'80% in soggetti con ADHD senza autismo, nei bambini con autismo e ADHD il tasso di risposta è di circa 50%. Sempre il RUP, sempre questo network, ha proposto anche alcuni dati sull'utilizzo del metilfenidato. A diversi dosaggi, valutato da genitori e insegnanti, il pallino sono i genitori, il triangolino sono gli insegnanti, vediamo come è in grado di ridurre
comunque di ridurre la presenza di sintomi dirompenti, quindi di sintomi ADHD, iperattività, impulsività in particolare, valutati con una scala che è una scala specifica per soggetti con disabilità mentale e con disordini dello spettro autistico, che è l'ABC, cioè la Behaviour Checklist. Quindi, antipsicotici atipici agiscono bloccando la dopamina. Gli stimolanti e il metilfenidato sono invece modulatori della trasmissione dopaminergica, quindi permettono di migliorare la trasmissione dopaminergica in quelle condizioni in cui è presente in alcune aree del sistema nervoso un'alterata, quindi un ipo, trasmissione dopaminergica, quindi migliorando i sintomi di ADHD. Abbiamo detto come anche i serotoninergici, quindi quei farmaci attivi sul neurotrasmettitore noto come serotonina, neurotrasmettitore che ha moltissime funzioni, sia a livello centrale ma anche a livello periferico, tant'è che nei pazienti con disordini dello spettro autistico sono state rilevate delle alterazioni serotoninergiche anche a livello periferico, quindi a livello ematologico. In questo caso abbiamo dei lavori che sono lo stesso, lavori che partono, diciamo, ormai sono considerati storici. La fluoxetina, che tra i serotoninergici potremmo dire oggi è l'unico che in età pediatrica ha una prescrivibilità a partire dagli 8 anni per le condizioni per bambini che sono affetti da disturbo depressivo maggiore. In questo caso, questo lavoro è un lavoro del 98, quindi bambini con disturbi dello spettro autistico, con una percentuale di risposta abbastanza buona. Ricordatevi sempre che quando noi clinici ci orientiamo, prima di somministrare un farmaco, un aspetto molto importante è chiedere la familiarità per un certo tipo di disturbo. De Long sosteneva che in effetti il miglior predittore di risposta positiva a un serotoninergico, quindi quando era presente una condizione di ansia, un problema di umore, una ipoattività, una ripetitività, comunque era la familiarità per disturbo affettivo. Quindi questo è un elemento molto importante. Però bisogna essere molto cauti dall'altra parte, quindi gli strumenti che noi utilizziamo per orientarci in senso diagnostico, quindi scale, questionari, interviste semistrutturate, devono essere sempre accompagnati anche da strumenti che valutino il grado di suscettibilità per sviluppare poi certi eventi avversi. E noi sappiamo che i bambini con disordini dello spettro autistico sono molto più suscettibili dei bambini non autistici, sia all'avere un'attivazione in trattamento con serotoninergici che ad avere un'attivazione comportamentale durante il trattamento con stimolanti. Quindi, in generale, abbiamo detto, per i problemi comportamentali, per quelle condizioni che poi possono essere inquadrate come problemi di umore, di aggressività eteroautodiretta, possono essere utilizzati gli antipsicotici atipici, primo fra tutti il risperidone. I serotoninergici, quindi quei farmaci attivi sulla serotonina per i fenomeni di ansia, per i disturbi d'ansia e per i fenomeni di ripetitività. Per i problemi di umore, soprattutto quando parlo di problemi di umore di spettro bipolare, quindi quando per esempio c'è una familiarità bipolare, allora gli stabilizzatori del tono dell'umore sono da preferire, in particolare l'acido valproico. Abbiamo detto come gli stimolanti, in particolare il metilfenidato, è da considerare soprattutto nei bambini più piccoli, cioè nei bambini in età scolare, per il trattamento dell'ADHD. E a volte gli stessi antipsicotici atipici associati a un intervento educativo molto strutturato sono in grado di migliorare alcuni sintomi, diciamo, più nucleari, cioè l'isolamento e le stereotipie. Quindi è importantissima un'attenta valutazione delle possibili comorbidità, proprio per individualizzare i trattamenti, cioè se io voglio individualizzare un trattamento e dare una somministrazione corretta, devo essere in grado di riconoscere il disturbo associato.
In seconda battuta abbiamo già detto che esistono altre possibilità, antipertensivi come la clonidina, i neurolettici per i problemi comportamentali, ma esistono molti meno lavori, soprattutto su bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Sappiamo che esiste una grande associazione anche con alcuni problemi circadiani come i disturbi del sonno. In questo caso qui c'è un errore nella diapositiva. La prima in giallo è la niaprazina, che è diciamo, una sostanza simile antistaminica che è stata negli anni molto utilizzata quando erano presenti disturbi del sonno. Oggi probabilmente è stata sostituita dalla melatonina. Esistono molti dati che ci dicono che esiste un'alterata sintesi di melatonina nei soggetti con autismo, quindi la melatonina può essere molto efficace nel trattamento dei disturbi del sonno associati. E qui, sempre rispetto a delle linee generali, per chi si vuole addentrare, per chi è medico, per chi ha la possibilità di utilizzare anche informazioni poi in termini di modalità con cui prescrivere, potete avere così, alcuni flash che vi permettono un po' di orientarvi rispetto a quelli che possono essere i dosaggi, che chiaramente variano, abbiamo già detto, da bambino a bambino, ma variano anche in funzione del disturbo che andiamo a trattare, perché a seconda del disturbo io posso utilizzare della stessa molecola un dosaggio molto diverso per colpire dei target differenti. Quindi è molto importante per un po' così sintetizzare quello che vi ho detto, effettuare sempre, il clinico deve sempre considerare un piano di trattamento, un piano di management corretto sia prima del trattamento che dopo il trattamento. Quindi attenta valutazione clinica e quindi prima del trattamento un'attenta valutazione clinica, stabilire la severità e il tipo di pattern comportamentale associato, valutare anche gli aspetti ambientali, perché se io devo somministrare un farmaco devo decidere se è in grado, se quella famiglia è in grado di gestire o meno, le condizioni associate di salute, ok? I bisogni della famiglia e del paziente, quindi l'alleanza terapeutica che è un elemento di grande centralità ed è estremamente, l'abbiamo già detto all'inizio, per me estremamente complesso da stabilire in questi casi. E un accordo, un consenso, questo è fondamentale, con il bambino quando è possibile, con la famiglia prima del trattamento. E poi utilizzare durante il trattamento, quindi minimi dosaggi efficaci, monitorare gli effetti collaterali, i problemi di salute che noi sappiamo poter essere presenti a volte, rivalutare periodicamente quelli che sono i bisogni del paziente e quindi poter modificare i piani, di trattamento. Per far questo c'è chiaramente un grande dibattito all'interno delle società scientifiche di psichiatria dell'età evolutiva, perché come si fa a monitorare l'utilizzo di una sostanza che è attiva sia da un punto di vista centrale, ma abbiamo detto anche da un punto di vista periferico, quindi è in grado di alterare alcuni indici che nel bambino sono importantissimi, il metabolismo, l'accrescimento, il peso. Quindi come valutare se un intervento farmacologico in un bambino o in un adolescente con un disturbo dello spettro autistico è appropriato? Solo con dei dati empirici? Allora, in questo caso si tratta di un dibattito aperto. Esistono dei modelli in Italia. Ecco, vi volevo ricordare che esiste per esempio il registro nazionale dell'ADHD, cioè i bambini con ADHD, i bambini adolescenti con ADHD che vengono trattati farmacologicamente, vengono inseriti da noi clinici all'interno di un registro. Diciamo che è presente per ciascun centro di riferimento, quindi che tratta bambini e adolescenti con ADHD, il registro dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo consente un'attenta e un'accurata valutazione periodica pre-diagnostica
durante e post trattamento. E probabilmente questo modello, che forse è unico in Europa, noi forse siamo stati primi in Europa fautori dell'attento monitoraggio durante i trattamenti farmacologici a minori, e forse è un modello che dobbiamo pensare riproducibile quando decidiamo di trattare, per esempio, bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Con questo, io direi che la relazione si conclude. C'è una domanda, ci chiedono nel caso, ma la leggo da Forse la leggi anche tu. Ci viene richiesta una domanda. Nel caso di un bambino con disturbi nello spettro autistico e ADHD, come si fa a capire qual è il disturbo principale e quale è quello che comprende? Posso rispondere Sì, già? sì. Allora, la domanda che viene posta è molto interessante, quindi, ed è un argomento centrale, mi sembra molto centrata, non è da profana in realtà, perché è complesso, è un iter complesso che richiede una grande attenzione, cioè è un'anamnesi, una valutazione clinica. La cosa essenziale, poiché spesso, soprattutto disturbi dello spettro autistico e ADHD presentano un'elevatissima sovrapposizione, per esempio in età scolare, è capire quale delle dimensioni presenti e rilevate dal clinico in quel momento causa il maggiore disfunzionamento. Quindi il disadattamento del bambino da che cosa principalmente è causato? Allora, se oltre che dalla peculiarità qualitativa del funzionamento sociale e comunicativo, in quel momento il bambino è compromesso perché non riesce a stare seduto, perché è sempre in movimento, perché non riesce a fare la terapia, perché l'insegnante lo deve richiamare decine di volte, perché ha dei tempi di attenzione di pochi minuti e le strategie riabilitative ed educative non sono state in grado di migliorare in maniera significativa questi aspetti, allora in quel caso posso dire che la sintomatologia ADHD potrebbe avere in quel momento storico per quel bambino un ruolo.